Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG delle ore 13.30, andiamo con le ultime notizie, riprendono nel primo pomeriggio le consultazioni di Mario Draghi incaricato da Sergio Mattarella per formare un nuovo governo, la sua unità nazionale prenderà forma in questo secondo giro di consultazioni. Il presidente del Consiglio incaricato è attualmente a Palazzo Montecitorio. Per il coordinatore d'Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato, Matteo Salvini sta rispondendo con intelligenza, non ci vedo niente di strano, anzi credo che sia necessario vengano messi dei paletti e veti e si faccia fare a Draghi il suo lavoro. Le posizioni che sta assumendo la Lega sono di grandissima importanza, ha detto all'aria che tira sulla 7, e lo stesso quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle, stiamo rendendo i sovranisti marginali nello schieramento politico, ha detto ancora Rosato, che a proposito di governo tecnico politico dice sarà come preferisce Mario Draghi. Mi sembra che ci sono molte pressioni per un governo politico, ma noi non ci aggiungiamo. Il premier incaricato definirà perimetro e linee programmatiche della sua maggioranza, solo dopo, non in una trattativa con i partiti, ma facendosi carico di fare sintesi tra i desiderata di ciascuno, comporrà la sua squadra di ministri da portare al Quirinale per proporla al capo dello Stato in un mix che dovrebbe essere tecnico-politico per dare gambe forti nei partiti e in Parlamento al governo. Con una significativa presenza di donne, il possibile ingresso a Palazzo Chigi di sottosegretario alla presidenza politici, ma senza i leader di partito, perché far sedere nel Consiglio dei Ministri Salvini o Nicola Zingaretti o Roberto Speranza sarebbe molto arduo. Draghi continua a lavorare nel più assoluto reservo. Trascorre la domenica nella campagna umbria di Città della Piave, impegnato in diversi colloqui telefonici. Il premier incaricato sarebbe tornato a sentire anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal quale dovrebbe tornare a sciogliere la riserva entro questa settimana. Agli atti resta il breve discorso tenuto mercoledì da Draghi al Quirinale e che reca impresse le grandi priorità per portare il paese fuori da quella che ha definito una crisi economica, sanitaria, sociale, ma anche culturale ed educativa. La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio italiano con riferimento a domenica 7 febbraio. Sono 11.641 i nuovi positivi, a cui si aggiungono 270 vittime e 11.380 persone guarite. I test processati tra antigenici e molecolari sono stati 206.789, per un tasso di incidenza in aumento che si attesta al 5,6%, più 0,9 rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve discesa invece delle terapie intensive con meno 3 e dei ricoveri ordinari con meno 142 unità. Pubblicato all'unità di crisi della Campania il bollettino di aggiornamento sul Covid-19 domenica 7 febbraio, i nuovi positivi sono 1.741 con 118 sintomatici a fronte di 19.581 test processati, di cui 3.395 antigenici. Il tasso di positività è pari all'8,8%, i guariti sono stati 506 e i deceduti 3, di cui 2 nelle ultime 72 ore ed 1 in precedenza. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 636 posti di terapia intensiva disponibili ne sono occupati 100. 5 su 3.160 di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.500. Uno dei rischi maggiori compresi nella mutazione del coronavirus è la maggior difficoltà del vaccino a coprire le conseguenze del cambiamento del Covid-19. Proprio sul punto, uno studio condotto dall'Università di Oxford e di Witwatersrand riportato dalla fanpage, avrebbe dimostrato che il vaccino prodotto da AstraZeneca non avrebbe effetto contro la variante rinvenuta in Sudafrica e che si è già diffusa in altri paesi del mondo. In realtà la protezione è anche presente, ma solo contro le malattie lievi causate dalla mutazione stessa. L'azienda ha confermato che sarà possibile avere un vaccino efficace sul punto solo dal prossimo autunno. Individuati i casi positivi della variante inglese da Covid-19 nelle Marche tra gli alunni delle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo, a renderlo noto è stata la stessa regione che ha disposto tamponi molecolari con drive-through, quarantena e didattica a distanza. Nelle scuole di Tolentino a Macerata si sono registrati due casi certi e un altro di elevato sospetto che coinvolgono anche un lavoratore presso una pelletteria locale. Un altro caso positivo si registra nella prima media della scuola Vincenzo Monti di Pollenza e altri tre casi nelle scuole di Rodari di Castelfidardo, sia infanzia che primaria in provincia di Ancona. Al momento non risultano casi nelle altre aree vaste. I dirigenti ASUR, i sindaci di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi e di Pollenza, Mauro Romoli, assieme all'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, hanno predisposto in una riunione urgente un drive-thru presso il
piazzale davanti alla piscina comunale di Tolentino per sottoporre a tampone molecolare gli studenti dell'Istituto Lucatelli, dell'Istituto Martin Luther King e tre classi della prima media di Pollenza. Martedì verranno sottoposti a tampone salivare i bambini della materna, e al tampone molecolare anche i ragazzi del liceo scientifico Filelfo. In un momento di grandi crisi economica e commerciale c'è chi investe sul lavoro e sui servizi cittadini. È il caso di Nocera Inferiore, che ha inaugurato il nuovo mercato giornaliero nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Nel weekend il noto attore Angelo Di Gennaro si è recato in visita nell'area, accompagnato dall'assessore comunale al commercio Antonio Franza e dal coordinatore regionale dell'ANVA Confesercenti Aniello Ciro Pietrofesa. Angelo Di Gennaro ha voluto invitare attraverso un video appello alla cittadinanza a agire. Ascoltiamo quelle che sono le sue dichiarazioni. Allora, oggi sabato si è fatta questa inaugurazione, che è benaugurante, ma come spesso accade non è importante essere presenti all'inaugurazione, ma essere presenti sempre, perché questo mercato è il vostro mercato, non è un mercato di Cocruno. Questo mercato è il mercato dei vostri mariti che lavorano all'interno del mercato. Insomma, i soldi hanno a girare qua, non se ne hanno a fuggire qua. Scendete, mettetevi le mascherine e andate a fare spesa. E allora va la coppa a Facebook. Buona giornata, venite al mercato a Nocera Inferiore, vicino alla stazione. Nuovo aggiornamento per quanto riguarda la curva pandemica da Covid-19 diramato all'ASL di Caserta. In riferimento alla giornata di ieri, domenica 7 febbraio, sono 186 i nuovi positivi al Covid-19, a cui si aggiungono 92 guariti e per fortuna nessun decesso. I tamponi processati sono stati 2.135 per un tasso di incidenza dell'8,7%, in risalita di un punto percentuale rispetto alle 24 ore precedenti. Maddaloni rimane in cima per numero di attuali positivi con 238 casi, risale Caserta a 213, seguita da San Felice a Cancello con 183. Passiamo adesso al calcio. Dopo la pesantissima sconfitta di sabato al Ferraris contro il Genoa per 2-1, il Napoli guarda alla partita di Coppa Italia di mercoledì a Bergamo contro l'Atalanta, valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Gattuso intanto è stato confermato alla società partenopea, il tecnico dovrà dare risposte sul campo e cercare di centrare la finale di Coppa. Andiamo a dare uno sguardo alla probabile formazione azzurra. Ci sarà ancora Ospina in porta con Di Lorenzo e Mario Rui, terzini, Maximovic sicuro del posto dietro a causa dell'indisponibilità per Covid-19 di Kalidou Koulibaly e Manolas in dubbio a causa di un problema alla caviglia. In caso di forfè del centrale greco ci sarà Rachmani. A centrocampo dovrebbero essere confermati Demme e Bakayoko, con Zielinski trequartista e Insigne Lozano ai lati, con Petagna unica punta. Chiudiamo con la casertana. Il tecnico Guidi ha presentato la sfida di questa sera contro la capolista ternana. Gli umbri sono gli unici imbattuti in Europa e vogliono chiudere il discorso promozione. Infatti la squadra di Lucarelli con un successo andrebbe a più 14 sul Bari secondo, mentre i falchetti vogliono rilanciare le proprie ambizioni playoff. Andiamo ad ascoltare la presentazione del match da parte di Guidi in conferenza stampa. Avremo davanti a noi, come è successo nel girone d'andata, praticamente tutte le squadre di vertice. E squadre costruite con ambizioni di Serie B, quindi insomma sappiamo che le difficoltà di queste partite ravvicinate che avremo sarà un coefficiente molto alto, ma noi un po' come modo di pensare nostro le vogliamo preparare una alla volta senza stare tanto a pensare a quelle che avremo più avanti. Noi cercheremo di, come abbiamo sempre fatto, di preparare sempre su di noi la gara, andando alla ricerca di una prestazione positiva, consapevole di tutte le difficoltà che avremo di fronte, perché a cominciare dalla partita di domani abbiamo la squadra che ha un percorso straordinario, che merita solamente dei grandissimi applausi e dei tanti complimenti allo staff tecnico, alla società, ai giocatori, perché una squadra che è l'unica in tutti i campionati europei ad essere imbattuta dopo 21 giornate, insomma questa la dice lunga su quelle che sono le qualità della squadra che affronteremo domani. È il miglior attacco, la migliore difesa, giocatori importanti che hanno calcato anche campionati superiori, quindi sarà per noi una partita eccezionale, bellissima da disputare, dove le motivazioni vengono tranquillamente da sole, perché sappiamo che
dovremo andare alla ricerca di una prestazione top e super, e parlo per tutti, a cominciare da me, dal mio staff, tutti i calciatori, perché solamente non sbagliando niente, e forse non basta, riusciremo a portare via un risultato positivo. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.